Allenamento a Città di Arezzo per la prima squadra Amaranto che è tornata al lavoro dopo la sconfitta nell'ultimo turno della regular season contro l'Olbia, c'è da preparare i playoff. È l'unico allenamento che sarà a porta aperta la settimana, questo. Infatti da domani l'Arezzo proseguirà la preparazione che porterà la formazione Amaranto alla gara unica di playoff del primo turno contro la Lucchese, allenandosi a porte chiuse all'interno del Città di Arezzo. Una decisione questa per preservare e permettere all'Arezzo di lavorare in tranquillità e soprattutto lontano da sguardi e occhi indiscreti questa sfida davvero delicata, alla quale l'Arezzo si presenta con la possibilità di poter passare il turno anche con un pari. Ovviamente c'è grande attesa, soprattutto per provare a cancellare l'ultimo periodo che ha visto l'Arezzo perdere in casa contro Prato e Olbia. La preparazione, come detto, per questa sfida è iniziata oggi all'insegna di una seduta con esercitazioni tattiche e atletiche. Dopo una serie di riscaldamento, appunto, spazio al possesso palla e una serie di partitelle a tema. Tutti disponibili in casa Arezzo, fatta eccezione di due giocatori, in particolare due terzini destri, vale a dire Alessio e Luigi Luciani, che sono rimasti in palestra per allenarsi appunto a parte a causa di alcuni problemi muscolari. Come detto, è il primo allenamento a settimana, la preparazione proseguirà domani fino a venerdì all'interno del comunale a porte chiuse. Probabile la conferma della difesa a 4, stando a quanto visto in allenamento, ma ripetiamo, è solo la prima seduta della settimana, c'è quindi ancora molto che può essere detto e può essere scritto nell'arco appunto delle prossime ore, delle prossime giornate. Per quanto riguarda la prevendita con la Lucchese, al via domani presso il Tabacchi di Piazza San Donato. Il botteghino invece all'inizio di Viale Gramsci aprirà alle ore 16:30 per una sfida, come detto, con la Lucchese davvero importante, visto che può determinare la prosecuzione appunto del cammino verso la Serie B, passando da questi playoff.